comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Allora, lavaggio delle mani corretto in un minuto. Io qui già il sapone, così e poi così. Signor Bull, Barbare! Così e poi intrecciate le dita bene così. Mangiamo pure il braccio sulle mani o sulle chiste. E ci fa un po' dirla, ci fa così. Guardate, girate così le dita una sopra l'altra in un verso e anche nell'altro. A già. Vedete, così, perfetto. Ecco, poi i due pollici, uno così e uno così. No, proprio così, sicuro. Poi con le dita sfregate forte forte i palmi, uno e due. Tutto questo deve durare esattamente un minuto. Cara Barbara Dussel, ma visto che tu hai spiegato come lavarsi le mani, perché ognuno di noi è ignorante e non sa come si lava le mani, io mo ti spiego come si lava la scella, specialmente quando si mandi i pullman, sai, ti acchiappa così e ti fai sotto la scella. Quindi fai attenzione, cara Barbara, e a tutti voi, di come si lava la scella. La prima cosa, apriamo la fontana, vedete la fontana aperta, poi prendi un po' di bagnoschiuma. Io uso questo perché c'è sta pure un po' di boro d'arco ahí, quindi fa doppio effetto, fa sapone e boro d'arco. Prendi un po' di liquido così, io faccio vedere, metti così, sapone le mani come fai tu, poi metti un rito così, poi fai un rito così. Poi fai colita così, troppo colita così, fai che dita così, fai la mano così, e così, e poi pigliotti un po' di mani sotto l'acqua, e una volta fatto così, e cominci a fare un ballo di cavallo, così, oh, po, po, e te la fai sotto la scena, e oh, po, po, e te la fai tutte e due, e poi fai così, guarda, poi fai così, e così, e visto che c'hai ancora le mani bagnate, se tu pigli due mani e fatti proprio, se al posto fai una V e due servizi, tu tre, una così, così e così, così i guesti, tu fai una V prima te lavi le mani e poi ti fai un bidet, dati pure le mani bagnate, state buono sempre e comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te.